Ciao a tutti, continuiamo con questa carrellata sulla parabola. Oggi vediamo la terza tipologia di esercizi. Dopo aver visto come trovare l'equazione della parabola quando conosco il vertice e il fuoco, oppure il vertice e un punto appartenente ad essa, oggi andiamo a vedere come si trova l'equazione della parabola quando ho il vertice e la direttrice. Vediamo come sempre un esercizio pratico. Ho il vertice di coordinate 0-1 e la retta direttrice di equazione y uguale meno 2. L'altro giorno abbiamo visto tutte le formule. Io ovviamente mi rifiuto che le impariate a memoria, quindi ve le riscrivo qui, così che ce le abbiate sempre a disposizione. Ormai, se avete visto i video degli scorsi giorni, avete capito qual è la logica. Per trovare l'equazione della parabola dobbiamo sempre risolvere un sistema di tre equazioni, perché le nostre incognite sono tre. Questo tipo di esercizio è molto simile a quello che abbiamo visto quando avevamo il vertice e il fuoco, quindi vedrete che è molto semplice. Io so che la x del vertice è 0, ma la x del vertice si trova con questa formula, quindi uguaglio le due cose. Inoltre so che la y del vertice è meno 1, e la formula è questa. Di nuovo le uguaglio. Infine la direttrice, la formula è la seguente, quindi uguaglio tutta questa robaccia qua a meno 2. Ho trovato così le mie tre equazioni. Una volta impostato il sistema, andiamo a risolverlo. Come sempre faccio l'MCM, quindi nella prima l'MCM è 2a, 2a per 0 fa 0, trovo subito b. Nella seconda meno e meno diventa più, faccio l'MCM per cui 4a per 1 fa 4a. Nella terza anche qui c'ho un meno davanti alla frazione e qua meno 2, quindi trasformo tutto in più al primo e al secondo membro. Facendo l'MCM che è 4a, il primo membro ricopio il numeratore, al secondo membro moltiplico 4a per 2 che viene 8a. Questo sistema, quando ho il vertice e la direttrice, come vedete è molto semplice perché io ho il delta sia qui che qui. Per cui vado a sostituire. Al posto di delta nella terza equazione metto 4a. Chiaramente le prime due equazioni sono già a posto, non devo fare alcun calcolo, quindi non perdo tempo, le barro e mi concentro solo sull'ultima. Qua c'era delta, ora ho messo 4a. Questa è diventata una semplice equazione di primo grado nell'incognita a. Sono sicura che sapete svolgere a occhi chiusi le equazioni lineari. Se non fosse così, io vi invito come sempre a guardare la playlist equazioni di primo grado, dove trovate tutti i tipi di esercizi, così potete fare pratica e rispolverare questo argomento. Comunque sia, facciamo insieme i passaggi. Porto 4a al secondo membro cambiando di segno. Sommo i monomi simili, che viene 4a. 1 uguale 4a, sapete bene che posso scriverlo anche come 4a uguale a 1. Perché appunto fare x uguale a y è come dire y uguale a x, quindi posso spostare a destra, a sinistra, come mi pare. Ora divido tutto per il coefficiente che c'è davanti all'incognita e trovo che a vale 1/4. Lo vado a riscrivere nel mio sistema. Visto che sono arrivata alla fine, io scrivo sempre le soluzioni in ordine alfabetico, quindi prima a, poi b, l'ho già trovato, vale 0, lo ricopio, e delta è 4 per a. 4 per 1/4 fa 1. Ma noi non vogliamo trovare delta, vogliamo trovare a, b e c. Quindi andiamo ora e soltanto ora a esplicitare delta, perché fino adesso l'abbiamo lasciato così. Al posto di delta ho scritto questo e al secondo membro ho ricopiato 1. Ora b vale 0. 4ac vuol dire 4 per 1/4 che fa 1, quindi viene meno c uguale 1. Cambio di segno a tutta l'equazione e diventa c uguale meno 1. Ho trovato così le mie tre incognite a, b e c. L'equazione della parabola generica è come sempre questa. Ora vado a sostituire i valori che ho trovato e ottengo così l'equazione della parabola. Questo esercizio, quando ho vertice e direttrice, si imposta sempre in questo modo, con questo sistema. Vedrete che questa tipologia di esercizi, ma come anche tutti gli altri, sono assolutamente identici, per cui facendo tanta pratica diventeranno anche per voi semplici. Provare per credere. Ormai conoscete il mio modus operandi, sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarvi. Per cui, dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica.
Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica, è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.